Stasera abbiamo avuto anche la fortuna di trovare veramente un battagliero di nome di fatto, perché è Giacomo Maini e abbiamo Giada, la sua cantante, che ha una magnifica voce. Però dicevo battagliero perché lui suona il battagliero come musica, però è andato anche a Roma a fare sentire proprio la sua voce, perché lui ha un'orchestra. E nel periodo del coronavirus, nel periodo della chiusura, purtroppo i musicisti non sono stati neanche nominati. Giacomo, tu sei andato a Roma a far sentire veramente la vostra protesta. Ciao, grazie. Oggi siamo lontani, quindi facciamo un po' di staffetta col microfono. Allora, buonasera a tutti, ben ritrovati. È un'emozione, insomma, ritornare dopo tanto tempo. Sì, allora, come hai annunciato tu, sono andato con il sindacato di musicisti, artisti, gestori, chi più ne ha più ne metta, per insomma far sentire questa voce di quelli che sono stati, diciamo, gli ultimi in questa grande crisi. Lo slogan era anche il rumore fa silenzio, quindi io sono andato con la tromba a fare il silenzio, no? Come si dice, appunto, insomma, era un po' una metafora questa qua, però comunque per farsi sentire, per dire insomma anche noi ci siamo, non lasciateci indietro. Infatti, perché tante persone magari pensano che dietro un'orchestra non ci sia niente, invece no, ci sono degli artisti che hanno anche delle famiglie, che hanno delle spese, che è il loro lavoro, quindi è giusto che vi tengano in considerazione. Beh, certo, l'orchestra è un'azienda a tutti gli effetti, che invece di, non so, produrre pezzi di torneria, produce note, però è la stessa cosa a livello lavorativo, è la stessa cosa, quindi è giusto che venga rappresentato e tenuto in considerazione come un altro lavoro, come un altro mestiere, come un'altra professione, uguale identica, alla pari. Come mai, Giacomo, questa copigliatura tutta sbarazzina, diciamo? Ma veramente era un po' che lo dicevo, l'avevo detto l'anno scorso alla Giada, che avevo i capelli lunghi, dicendo: Giada, quasi quasi mi faccio fare il codino. No, niente, sono venuto a casa dall'Argentina e allora col codino mi sono latinizzato là, tanto là non mi potevano dire niente e quindi se lo sono trovati. E sì, abbiamo visto un po' tutti in questo lockdown, hanno cambiato un po' d'aspetto un po' tutti, però no, non solamente lì, no, chi si è fatto crescere la barba, chi si è fatto i capelli diversi, niente, ho fatto il codino, diciamo, per dare, dai, è come uno scaccia pensieri per questo periodo qui, di allegria, vai, anche se ho 35 anni, no, perché quando ho fatto il codino, che l'ho fatto vedere a mio padre, che è un'argentina, lui mi ha detto, e lo posso dire anche in dialetto perché lo capiamo, sì. Guarda come sono fatti i capelli, lui mi ha guardato, ad che 35 anni. Ada, tu sei la cantante appunto dell'orchestra Giacomo Maini, come hai vissuto il periodo del Covid? Ma insomma, intanto buonasera a tutti, è tantissimo che non ci vediamo, quindi buonasera. È stato un periodo strano, difficile, sotto tanti punti di vista, insomma, è un'atmosfera diversa e quasi una cosa surreale, che dici anche le cose più piccole, più semplici non le puoi fare perché non c'è bisogno di fare chissà cosa, però ti sei ritrovato a non poter fare neanche le cose più piccole e più semplici. E nell'ambito musicale devo dire che è stato davvero, davvero complicato, perché non si poteva fare niente ed è proprio l'ultima cosa. Perché Giada, nel periodo del Covid, con i suoi colleghi musicisti di un altro gruppo, hanno fatto una canzone bellissima, tra l'altro. Giada, com'è nata questa idea di fare questa canzone? Allora, questa idea devo dire è nata da Luca Marcellini, che è il cantante degli S62. Io ogni tanto, quando non sono con Giacomo, vado a fare un po' di rock con loro. E durante appunto il periodo di chiusura che c'è stato per il virus, Luca ha avuto questa bellissima idea di riunire un po' gli amici, gli abitanti della Valtaro e della Valceno. E ha voluto appunto proporre come ringraziamento tutte le persone che hanno lavorato in ambito sanitario, chi si è impegnato insomma in questa lotta davvero dura, ha deciso di presentare la canzone Domani, che era stata appunto fatta dagli artisti italiani più grandi
per Uniti per l'Abruzzo, quando c'era stato il terremoto. Quindi lui ha riunito insomma i suoi amici, poi è stato un passaparola di persone, siamo arrivati insomma adesso una quarantina, una cinquantina di persone, e ognuno ha preparato il suo pezzettino, abbiamo diviso la canzone, ognuno ha cantato la sua parte. E poi Luca Biolzi ha fatto il montaggio del video, insomma ha inserito un po' di immagini dei nostri posti e si è creato insomma questa cosa per ringraziare veramente chi si è impegnato. Ed è stato bello perché comunque in questo periodo a casa ognuno aveva il suo piccolo impegno, no? Però per fare una cosa tutti insieme. Ed è stata apprezzata, la cosa più bella è stata quella poi. È stato molto 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 bello, devo dire, sì. Giada, sei pronta a ripartire con il grande Giacomo Maini? Ma certo che sì, insomma ormai è tanto che siamo fermi, è tanto che aspettiamo. Non lo so, ce l'ho di fianco, poi non posso, ma insomma, che domande! No, a parte gli scherzi, siamo pronti e strapronti perché ormai sì. È veramente, veramente il momento, ormai è ora di ricominciare, davvero, sì. Quindi adesso voi come orchestra riprenderete a breve a suonare qualcosa, a fare almeno delle serate all'aperto? Sì, per fortuna sì, insomma, visto che per fortuna le cose stanno migliorando, i punti di vista sono cambiati anche soprattutto a livello dei comuni, delle organizzazioni comunali. Ci sono molti ristoranti che stanno prendendo coraggio e offrono un po' di musica ai loro clienti, quindi noi insomma, diciamo un po' a malincuore ricominciamo con formazioni ridotte, però insomma un passo alla volta, come si dice, no? Un passo alla volta. E ricominceremo, lo voglio dire così perché insomma anche per noi è un'allegria, il giorno 19 di luglio a San Rocco di Busseto, la trattoria Trivelloni. E invece la partenza, quella ufficiale, proprio con tutta l'orchestra, al gran completo, in grande sfoggio, quindi fuochi d'artificio e compagnia bella, a Medesano il giorno 25. Ci sarà una bella situazione, rispettando naturalmente tutti i canoni del distanziamento, della prevenzione e tutto quello che concerne queste cose qua, in piazza Medesano, e domenica 26 al pomeriggio a Sant'Andrea Bagni. Deve essere battagliera. E visto che siamo alla Baita, ricordiamo il nostro appuntamento, certo. Alla Baita, perché anzi un ringraziamento vuole fatto di cuore, non perché siamo qua, ma perché insomma è sincero, a Giacomo e Loredana, perché sono stati i primi in provincia a crederci, ad aprire. La nostra orchestra sarà qua con voi il giorno 15 agosto, l'orchestra completo con ospite Omar Codazzi. Vi facciamo tanti auguri nel frattempo e forza ragazzi! Grazie mille, no. Grazie, grazie. Ci vediamo presto, quindi, vero? Cin cin. Grandissimo Giacomo.